Oggi ci troviamo nel cantiere della nuova casa di comunità. Siamo in via Oslavia, zona Marelli. Questo nuovo centro di coordinamento dei servizi sanitari sorge in un immobile di proprietà del comune di Sesto San Giovanni. Al piano terra è previsto un ampliamento e una rimodulazione degli spazi per aumentare il numero degli ambulatori. Due di questi saranno multifunzione con accesso dedicato alle attività notturne. Al primo piano verranno creati sei nuovi ambulatori specialistici: la diabetologia, l'oculistica, la cardiologia, la geriatria, l'ortopedia e l'internista pneumatologo. Oltre all'area fragilità in cui troveranno posto gli uffici per i servizi alla persona, ci sarà anche una centrale operativa territoriale con 5 postazioni, 3 infermieri e un coordinatore di supporto. Verrà realizzata anche un punto prelievi e sarà possibile la presa in carico dei pazienti. Con la casa di comunità potenzieremo la medicina territoriale rendendola ancora più vicina e accessibile ai cittadini. Insomma, questo modello organizzativo permetterà di rispondere in modo efficace alle diverse esigenze della nostra popolazione. La casa di comunità rappresenta una risposta concreta alle sfide attuali del nostro sistema sanitario basato su un modello di assistenza territoriale innovativo che mette al centro la persona e i suoi bisogni. Il costo complessivo dell'opera è di quasi 3 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i restanti da parte di Regione Lombardia. La conclusione dei lavori sarà prevista per fine anno. Vi do appuntamento al prossimo cantiere.